voi sapete che circa 20 giorni fa, il 13 marzo per l'esattezza, abbiamo formulato, quando dico abbiamo come consulta nazionale delle intermediazioni immobiliari, quindi in rappresentanza dell'intera categoria, abbiamo presentato una richiesta ai 5 portali di annunci immobiliari più importanti, quelli principali, e la richiesta consisteva nella sospensione per 3 mesi, mese di marzo, di aprile e di maggio, dei canoni, con una rimodulazione graduale dell'ammontare non pagato nei primi 6 mesi del 2021. L'obiettivo ovviamente era quello di attenuare le criticità in termini di liquidità. E sapete un po' il concetto che abbiamo detto prima: in questo momento non possiamo fare utili, non possiamo diciamo, incamerare denari, e quindi era una richiesta, diciamo, considerabile, equilibrata e bilanciata. Il tutto facendo leva sul fatto che i portali immobiliari, che sono delle grandi aziende, per loro è molto più semplice ottenere un anticipo sulle fatture. Cosa invece, non dico impossibile, ma molto faticosa per migliaia di agenzie immobiliari come siamo noi, che dovrebbero avviare altrimenti una singola trattativa, una trattativa individuale con i rispettivi istituti di credito. Questo è stato, diciamo, l'inquadramento della nostra richiesta. 2 giorni fa, il 31 marzo, come avete potuto vedere, ho inviato una circolare dove vi ho allegato le 4 risposte. Sì, perché su 5 portali immobiliari, 4 hanno risposto, l'unico portale che non ha risposto è idealista.it. Diciamo che prendiamo atto nelle risposte che ci sono pervenute che nel merito sono tutte negative. Ma mentre quella di wikicasa.it, come avrete avuto modo di leggere, ci dice sostanzialmente di no, perché essendo un'azienda giovane non può permettersi di accettare una nostra richiesta, anche se poi oggi ho visto che di fatto un mese di sospensione lo ha consentito o lo consentirà. Subito.it invece ci fa una controproposta, che però, se lo andiamo a analizzare nel dettaglio, è una controproposta che non si può attuare per i contratti in essere, cioè riguarda solo i rinnovi o i contratti futuri, tenendo conto che Subito.it fa dei contratti annuali, la maggior parte dei quali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre. Chiaramente diventa difficilmente o raramente attuabile questa controproposta. Invece, i due portali, immobiliare.it e casa.it, fanno, diciamo così, delle risposte che io definirei, diciamo, singolari, singolari anche e soprattutto in relazione alle reazioni commerciali successive che hanno avuto nei confronti di tutti i propri clienti, quindi tutti noi agenti immobiliari. E in particolare immobiliare.it e casa.it sostengono sostanzialmente nelle loro risposte che da una parte continueranno a fare gli stessi investimenti che hanno fatto fino ad oggi, quindi dimostrando una solidità a livello finanziario, e quindi dicendoci sostanzialmente che non avrebbero avuto difficoltà nel far fronte alla nostra richiesta di una sospensione con rinvio. Attenzione, sospensione con rinvio, non un non pagamento o una scontistica pesante, perché giustamente abbiamo tenuto conto delle difficoltà del momento per tutti e del fatto che ci sono dipendenti e famiglie da dover ovviamente tutelare. Ma dall'altra parte ritengono anche legittimamente che loro desiderano, vogliono trattare singolarmente con i propri clienti, proponendo loro delle soluzioni personalizzate. E qui, da un certo punto di vista, nulla, nulla da eccepire, ma peccato poi però che successivamente alla nostra richiesta, e anche probabilmente in virtù di una serie di proteste sui social, lanciano poi tutta una serie di proposte generalizzate, uguali per tutti, come richiesto dalla consulta. La consulta aveva chiesto questo: è un momento difficile, tremendo, terribile per tutti. E cercate di venirci incontro come categoria, alleggerendoci in termini di liquidità in questo periodo per 3 mesi. Ovviamente ci impegniamo a pagare tutto nei primi mesi del 2021. Quindi sono partite queste invece proposte a tutti, come ripeto, avevamo chiesto noi come consulta, dopo però che avevano detto che avrebbero invece guardato singolarmente a ogni cliente, a ogni agente immobiliare, in quanto ognuno ha le sue particolarità, ha le sue esigenze. Poi immobiliare.it addirittura ci propone un tavolo di confronto, che è sempre una cosa buona, una cosa positiva, per valorizzare però e raccontare le qualità delle agenzie immobiliari. Quando però, e qui si vede un po' di non linearità, con questa risposta che ci ha fornito, ha palesato quei fatti che non è, diciamo, non gradisce un interlocutore unico in rappresentanza della categoria, ma preferisce ovviamente far leva su una legittima minor forza individuale. Quindi delle une l'altro, se siamo un interlocutore lo siamo anche in relazione a una richiesta, ripeto, bilanciata,
tra l'altro da alcuni ritenuta eccessivamente timida, in quanto avremmo dovuto chiedere molto di più, scontistico, non pagamento di canoni, quando invece riteniamo che siamo stati attenti su tanti aspetti e credo che francamente la nostra categoria non si meriti o non si sia meritata una risposta in questa direzione. È anche vero ed è indubbio che grazie alla richiesta congiunta della Consulta e all'unità che la Consulta ha dimostrato, che l'atteggiamento dei portali successivamente sia completamente cambiato in positivo nei singoli rapporti contrattuali, essendo partite tutta una serie di proposte commerciali a ribasso a favore nostro, dei colleghi, e questo è un elemento da registrare con grande favore ed è un dato oggettivo che valorizza anche l'iniziativa di FIAIPA della nostra federazione nell'incentivare un'azione congiunta delle tre associazioni di categoria. Però noi da queste risposte cosa dobbiamo trarre, diciamo, se possiamo definirlo tra virgolette, come insegnamento? Ma secondo noi due sono gli aspetti da valutare. Uno, una presa di coscienza, una piena e chiara consapevolezza che i portali, forse anche fisiologicamente, hanno una totale assenza, una totale mancanza di empatia nei confronti della nostra categoria. Giustamente siamo visti come dei clienti, perché sono delle aziende, però poi non è bastevole che i rappresentanti di alcuni, dobbiamo dire giustamente, noti portali vengano nelle nostre riunioni, nei nostri convegni, nei nostri corsi, invitati spesso e volentieri anche da noi, sottolineando quanto siamo fondamentali noi agenti immobiliari per loro, perché lo siamo, perché senza i nostri contenuti i portali non esisterebbero, ma poi vediamo che nei fatti, per esempio nelle pubblicità, anche e soprattutto televisive, non veniamo mai neppure menzionati. E poi registriamo anche la risposta, le risposte che ci arrivano quando facciamo una richiesta, se notiamo la prima richiesta mai entrata nell'ambito, chiamiamolo, di contrattuale di tutti i colleghi, una richiesta, ripeto, non di sconti o di non pagamento, ma una richiesta di aiuto, diciamo così, in un momento così difficile, tenendo conto appunto della leva finanziaria favorevole alle grandi aziende. L'altro aspetto che dobbiamo valutare è che sicuramente dobbiamo avere una piena consapevolezza che i portali temono l'unità della categoria e in buona parte, se vediamo, la contrastano anche, cioè gradiscono che non ci sia una compattezza, un'unità della categoria. E questo è un nostro diciamo, difetto, una cosa che purtroppo ci penalizza fortemente, il fatto di non essere uniti, di non essere coesi. E quindi anche il fatto di una presa di coscienza rispetto al loro effettivo ruolo, cioè temono anche questo, il fatto che noi prendiamo coscienza del ruolo che hanno i portali, che hanno una loro funzione, sono importanti, ma che soprattutto hanno questa grande forza consentita da noi ovviamente di poter canalizzare dati e informazioni che noi raccogliamo con grande fatica e che sono oro e che invece dovremmo molto probabilmente, nell'interesse della categoria, canalizzarle all'interno di strumenti digitali che sono appunto orientati esclusivamente a difendere, a tutelare, a valorizzare il mondo delle agenzie immobiliari. A differenza ovviamente loro, di questi portali, che ovviamente legittimamente vogliono tutelare, difendere e valorizzare il loro brand, perché questo è il ruolo e il compito dei portali. Devo anche dire, molti di colleghi mi avete fatto notare, che per esempio Immobiliare.it sta mettendo in atto una campagna aziendale molto intelligente di far pervenire da privati richieste di dati, che desiderano avere richieste di valutazione di immobili, farle pervenire, diciamo, chiedendogli ovviamente il consenso al privato, farle pervenire a 4-5 agenzie selezionate. Ecco, questa ovviamente queste 4-5 agenzie selezionate da Immobiliare.it pagano per essere tali, per avere questi contatti. Ecco, la domanda, o meglio le due domande che mi verrebbe da porre, che secondo noi, secondo me, secondo la federazione, è giusto che la categoria si ponga. Per esempio, questa è da considerarsi l'inizio di una creazione di una rete di agenzie preferenziali che pagano ovviamente per essere tali e che quindi da un ottimo e utile strumento come il portale possa diventare nell'imminente futuro anche un concorrente. Questo è un quesito che sicuramente molti di noi, parlando con molti di colleghi, esce fuori, così come anche il fatto di dare, di regalare spesso e volentieri dati e informazioni a questi portali possa
di fatto poi agevolare sempre la minor rilevanza e importanza del ruolo delle agenzie immobiliari. A volte addirittura paghiamo per regalare i nostri dati. Ecco, queste sono delle riflessioni che sicuramente la categoria è arrivato, penso, il momento, e questo periodo ci può far riflettere ancora con più attenzione per iniziare a fare delle scelte, iniziare a fare dei ragionamenti per cercare di porre al centro quello che è sempre più importante, cioè l'importanza di fare rete tra di noi e collaborare fattivamente tra noi agenti immobiliari, tutelando la nostra categoria. Io desidero però sottolineare fortemente come la nostra, quando dico la nostra, di FIAIP, non è e non deve essere una battaglia contro i portali, non è e non deve essere un voler mettere in cattiva luce i portali. Assolutamente, i portali svolgono una funzione molto importante, sono strumenti utili, probabilmente hanno colto un vuoto che noi non siamo riusciti a cogliere, ma oggi secondo me è il momento di prendere coscienza bene di, anche in relazione alle risposte che sono pervenute, e di cercare di valorizzare sempre più il nostro ruolo e la nostra funzione di agente immobiliare, utilizzando e sfruttando sempre più i canali digitali e gli strumenti e i servizi digitali messi a disposizione dalla nostra federazione. Ed è il secondo aspetto che volevo affrontare insieme a voi, cioè quello, quindi, come molti di voi stanno già facendo, di, grazie ai webinar, di come dire, essere sempre più attenti e imparare come e quali sono gli strumenti che la federazione mette a disposizione su tutti il nostro portale cercacasa.it. E qui devo ringraziare il comitato esecutivo, in primo piano il vicepresidente nazionale Nicola Bombonati, che ha avuto l'idea, e tutti i presidenti provinciali e regionali, che hanno subito condiviso un'importante decisione, che è quella di aprire a tutta la categoria, quindi a tutti gli agenti immobiliari, il nostro portale cercacasa.it sino a fine anno, con una finalità chiara, quella di cercare di riempire il più possibile di contenuti il nostro portale e quindi valorizzarlo. Questa è una sfida importante che la federazione lancia, non, ripeto, contro i portali, ma a favore della categoria, dando un'alternativa in più che possa crescere a tutela e a beneficio del mercato, ma, ripeto, soprattutto di chi come noi deve essere al centro della filiera immobiliare. Valorizziamo il nostro cercacasa, ma valorizziamo anche altri strumenti digitali che la federazione ha a disposizione, su tutti la piattaforma UnaFIAIP, che sapete essere la piattaforma grazie anche alla quale si mette in atto il modello professionale UnaFIAIP e si riesce a raccogliere digitalmente, grazie all'accordo con CRIF, tutta la documentazione relativa ad un immobile. E qui ringrazio il vicepresidente nazionale Giuseppe Sullutrone, nonché amministratore unico di RefIAIP, che sta implementando e spingendo molto anche in relazione, appunto, alla piattaforma utilizzata per canalizzare quegli incarichi che difficilmente riusciremo a acquisire di grandi dismissioni patrimoniali. Dicevo, il modello professionale UnaFIAIP, che è il nostro modello, quello che noi abbiamo ideato, sapete essere già una prassi di riferimento, pubblicata a maggio del 2018, la PDR 40, che presto diventerà norma UNI, che ha, come ricorderete, come presupposto fondamentale e vitale la valutazione scritta di mercato e a pagamento, scritta di mercato e a pagamento, perché il nostro sapere ha un valore, e l'obiettivo di questa modalità professionale di lavoro è quello di valorizzare, ma soprattutto di comunicare alla comunità, al cittadino, che la casa dei suoi sogni non gliela trova un portale, gliela trova un agente immobiliare professionale anche tramite l'utilizzo di un portale, e che la valutazione giusta e congrua di casa sua non gliela fa un portale, non gliela fa un algoritmo, gliela fa un agente immobiliare professionale attraverso un opportuno sopralluogo, attraverso un'adeguata esperienza commerciale e attraverso una raccolta e controllo anche tramite professionisti di fiducia di tutta la documentazione che ne attesti la regolare vendibilità. Certamente anche attraverso gli strumenti digitali, ma siamo noi al centro della filiera immobiliare. Quindi la nostra utilità dipende anche e soprattutto da noi, utilizzando questo modello professionale UnaFIAIP, che è quello ideato da noi, che è l'unico veramente in grado di farci diventare figure sempre più centrali nel delicato percorso della compravendita immobiliare, ed è l'unico realmente in grado di racchiudere i tre validi motivi per cui un cittadino può e deve investire in un agente immobiliare, e in una provvigione che non deve più essere percepita solo come un costo, ma come il migliore investimento che gli faccia acquistare o vendere la casa al giusto prezzo e senza problemi documentali. Chiudo
in relazione alle azioni che la categoria, che la federazione, scusate, sta intraprendendo a favore della categoria, oltre al progetto Web in Fiaipa. E qui vi ringrazio perché è un progetto che sta avendo un grandissimo riscontro. Ogni giorno sostanzialmente c'è un webinar, e a dimostrazione che c'è una grande sete di formazione, di informazione, che devo dire contraddistingue in particolare noi associati di FIAIP, e soprattutto in questo momento che siamo un po' chiusi e costretti in casa. Quindi bravi, complimenti, perché il solo pensare in questa fase anche di affinare le proprie conoscenze, implementare le nostre competenze, è un grande senso di responsabilità, segno di responsabilità, e quindi grazie.